È un Taranto che non sa più segnare, un Taranto che non sa più vincere per la quarta partita consecutiva. Il Taranto non riesce a trovare la via del gol. Finisce 0-0 a Santa Maria Capua Vetere allo stadio P. Cirillo tra Gladiator e Taranto. Taranto che parte con il 4-4-2, torna Gigi Manzo come centrale difensivo. A centrocampo la coppia Matute Van Rasbeck come centrale, invece Actis Goretta e Olcese in attacco. 4-3-3 per la squadra di Santa Maria Capua Vetere. Si parte con il freno a mano tirato, bisogna aspettare 20 minuti per vedere il tiro di Olcese su errato disimpegno della difesa del Gladiator, para centralmente Fusco. Al 34esimo Olcese vince un rimpallo, la sfera finisce in qualche modo ad Actis Goretta, pallone che termina fuori. Il Taranto ci prova di più rispetto al Gladiator, al 38esimo c'è una punizione di Van Rasbeck, il tiro viene deviato dalla barriera e poi deviato in corner. Sul proseguo dell'azione Guaita tira direttamente in porta, si salva la difesa campana. Vengono ammoniti Ferrara, diffidato che salta la Gelbison e Di Paola. Un minuto di recupero nel corso del primo tempo, c'è il tiro in mezza girata da parte di Matute, neutralizzato centralmente da Fusco. Con il montaggio di Peppe Candeli passiamo alla ripresa, al primo Van Rasbeck su punizione, Fusco si allunga sulla destra e respinge il tiro. Al quarto, in occasione del quarto calcio d'angolo battuto da Guaita per il Taranto, tiro dal limite di Oggiano, respinta ancora di Fusco. Sembra essere il momento migliore del Taranto, ma incomincia pian piano a salire il Gladiator. Al 20esimo un cross di Di Paola arriva in scivolata, Maraucci sul secondo palo, la sfera termina sull'esterno della rete di Esposito. Al 22esimo rilancio di Ferrara per Genchi, triangolazione con Actis Goretta che serve centralmente l'attaccante del Taranto che sbaglia l'impatto col pallone. Al 38esimo punizione di Troianiello, Sposito si rifugia in corner e sugli sviluppi proprio del calcio d'angolo, colpo di testa di Sal, palo esterno alla destra dell'estremo difensore del Taranto. Nella ripresa Panarelli ringiovanisce tanto il Taranto, giocano addirittura 8 under visto l'ingresso di Cucurullo, avvantaggiato Masi e Serafino, ma non si schioda la parità dopo 6 minuti di recupero, finisce 0-0 e per il Taranto c'è anche la contestazione da parte dei tifosi giunti al P. Cirillo di Santa Maria Capua Vetere che contestano società e squadra.